Rieccoci qua su questo canale, ragazzi, imperterriti verso la meta di produrre la propria energia. Oggi sono a maniche corte. Ebbene, in Abruzzo la temperatura sta migliorando, siamo già a maggio e di solito, sono in magliette corte già da ben prima. Ebbene, con tutto questo sole, non è solo una questione di magliette corte, ma a maniche corte, ma anche di produzione fotovoltaica. Adesso inizia il periodo più bello e andiamo a produrre in off-grid totale tutto quello che i nostri pannelli ci consentono. Come avete visto, su questo canale cerco sempre di creare impianti che siano per tutti. Quindi quegli automatismi un po' complessi dove c'è la programmazione a computer piuttosto che Arduino, Raspberry, eccetera, tendo a evitarlo. Perché questo? Perché questo canale è rivolto a tutti voi amici del canale, non solamente ai più esperti. Ebbene, mi sono ingegnato, ho progettato una cosa molto semplice che voglio presentarvi in questo video e che salva il vostro impianto, ovvero le vostre batterie litio-ferrofosfato, dalle basse temperature. Come molti di voi sanno, e per chi non lo sa lo dico adesso, le litio-ferrofosfato, come le Li-ion, se vengono caricate a una temperatura inferiore a 0 gradi si rovinano in maniera permanente, non sono più utilizzabili. Ebbene, dovete ricordarvi di mantenere tutto il vostro impianto a una temperatura superiore agli 0 gradi. Io per accortezza, perché a volte sapete, avete l'aria a 2 gradi, ma magari dove sono appoggiate c'è lo zero perché toccano il suolo freddo. O viceversa, quindi dovete prestare attenzione a questo. Ebbene, attenzione anche a un'altra cosa molto molto importante. Ci sono alcuni produttori, rivenditori, che quando chiedete le schede tecniche ve le mandano e lì c'è scritto le batterie possono essere utilizzate fino a meno 20 gradi. Questo è vero, ma non possono essere ricaricate al di sotto degli 0 gradi. Quindi un conto è l'utilizzo e un conto è la carica. Queste sono due prerogative completamente diverse l'una dall'altra. Ebbene, da 0 gradi in giù, se caricate le batterie, viene modificata la chimica interna delle batterie e creando un danno permanente e quindi le dovete buttare. Ora, ci sono tanti sistemi di salvataggio, di controllo. Io ho progettato questo perché, ancora una volta, è il più semplice e adatto per tutti. Da qui potete prendere lo spunto per modificarlo. Questo genererà lo sgancio totale dell'impianto, del mega impianto, quindi degli Elerix. Ora, in questo video adesso andiamo in laboratorio e io utilizzerò questo. Questo non lo trovate più in commercio, io ce l'ho da più di 30 anni. Questo è un termostato da tubi con le fascette, una cosa molto semplice. Perché ho scelto questo vecchio? Questo avrà 30 anni, 35 anni. Questo vecchio termostato. Questo fa sia caldo che freddo. Vi sto già dando un'altra idea, eh? Caldo che freddo. Nel contempo è molto molto meccanico, fatto 30 anni fa. Questo quando funziona si sente tic e tac, cioè è quindi veramente robusto. Non deve portare corrente, deve solo dare quella sufficiente per far partire il meccanismo molto semplice che ho studiato. Allora, ragazzi, adesso vi ricordo una cosa importante, ecco, le litio ferrofosfato, ioni di litio, le lipo, insomma, queste non possono essere caricate di sotto degli 0 gradi, mentre le titanato di litio possono essere caricate fino a meno 35, sono delle celle spettacolari. Ma qual è il problema? Allo stato attuale costano tanto, circa 3, 4, 5 volte più delle LiFePO 4 e l'altro aspetto è che spesso vengono rimarchiate, vendute perché vengono tolte dai mezzi, come tram, treni che usano i paesi molto del nord-est Europa e questi dopo 2 o 3 anni per avere efficienza smontano tutto, aziende specializzate le prendono, le puliscono, verniciano, scusate, con le varie, i tubi di plastica termorestringente e le vendono come nuove, ma non è così. Quindi allo stato attuale rischiamo di comprare batterie celle usate con capacità inferiore, vendute per 30, 40, 50 ampere l'una, ma invece non è così. Quindi ecco perché non sono ancora presenti su questo canale. Adesso andiamo subito in laboratorio per vedere il funzionamento di questo progetto semplice, ma che vi risolverà
un sacco di problemi per tutti coloro che, soprattutto al nord, perché il sud beneficia di questa rarità allo 0 gradi notturno, ma invece tutta la fascia nord e poi tutti coloro che mi seguono anche dai paesi più freddi hanno questa opportunità di controllare, di dormire serenamente. Se c'è qualcosa, pam, si stacca tutto. Chiaramente questo lo potete anche applicare se vi ingegnate non a staccare tutto, ma a staccare quello che interessa a voi. Quindi è un termostato, quindi la sua funzione è questa. Vedete un po' come utilizzarlo. Andiamo avanti, ragazzi, questo è il sistema più semplice. Se volete iscrivetevi al canale e ci vediamo fra 4 secondi. Voglio fare una prova molto importante su questo pulsante. Questo è quello di spegnimento. Voglio vedere cosa succede all'Elerix se io lo tengo premuto per 1 minuto. E questo mi serve proprio per vedere se posso pilotare un contatto chiuso o aperto in maniera permanente. Quindi spegniamo il tutto e avviamo la procedura di spegnimento. Via la rete, i pannelli sono già spenti. Spegniamo l'inverter. E sganciamo tutto mantenendo premuto il pulsante, cioè il contatto chiuso non è solo un impulso, ma è fisso. Si è sganciato tutto, l'Elerix, avete sentito dal rumore, ha sganciato il relè bistabile. Ebbene, vediamo cosa succede mantenendo il contatto chiuso in maniera permanente. Ovviamente spero di non bruciare tutto, ma questo è lo scopo del canale. E grazie a tutti voi che mi sostenete perché a volte in questi test qualcosa si brucia. Chiaramente mi dispiace sempre quando si brucia a voi ragazzi, che è l'impianto della vostra vita, ma se seguite questo canale e questi test, purtroppo ogni tanto farete anche voi da cavia e questo mi dispiace. Cerco sempre di alleggerire questo evento riducendolo a me, che sono addestrato a queste cose, però purtroppo a volte succede. Bene, direi che il tempo è anche abbastanza sufficiente per capire che il contatto può essere anche mantenuto chiuso in maniera permanente e questo è molto molto utile per il progetto legato all'Elerix. Aspettiamo qualche secondo ancora. Perfetto, anche allo sgancio non è successo niente. Bene ragazzi, questo è un test importante perché voi sapete che i pulsanti di accensione e spegnimento montati sull'Elerix sono pulsanti momentanei, cioè clic e basta. Invece utilizzando il termostato che sgancia, ebbene questo rimane permanentemente on o off. Significa che dovevo verificare se la scheda Elerix aveva bisogno del momentaneo oppure se poteva stare permanentemente connessa in chiusura o in apertura. E abbiamo fatto questo test, questo è importante. Perché ve lo dico? Perché il relè bistabile, ad esempio quello che sgancia 600 A 12 volt, è un relè che funziona con un impulso di 120 millisecondi. Se voi pensate di pilotare il relè bistabile con una presenza fissa di alimentazione, ebbene questa bobina brucia. Quindi il relè bistabile funziona con l'impulso che gli viene dato dall'altro relè, quello piccolo, che è quello della Finder. Ebbene, tac tac, e lui si apre. Fatta questa prova, andiamo avanti e vediamo cosa succede nel proseguo di questo video. Quindi adesso lo andiamo a riaccendere ovviamente qua brevemente. Qualche secondo di verifica. Ed è partito questo relay che chiaramente in pochi millimetri dà una sberla molto importante. Riaccendiamo quindi il nostro inverter, partirà la ventola per la verifica e poi partirà la rete. Bene, tutto l'impianto è ripartito, questa era una prova, era un test che ci tenevo particolarmente a effettuare. Ebbene ragazzi, qui vedete questo termostato. Qui ragazzi non vi posso dare il link perché questa è una cosa che ho da una trentina d'anni e
È praticamente un termostato che si monta sui tubi, sia caldi che freddi, vedete? E ha una doppia funzionalità perché lui funziona sia per il caldo che per il freddo. Attraverso questa rotella si tara e io l'ho tarato a 0,5 gradi. La soglia di utilizzo dell'Elif EPO 4 è 0 gradi, quindi lui praticamente quando la temperatura scende fino a 0,5 attraverso questi cavi che vedete che ho messo in parallelo al pulsante di sgancio, lui andrà a spegnere tutto l'impianto come se avessimo fatto un cortocircuito sul pulsante rosso che comanda l'Elerix. Facciamo un test e vediamo se funziona. Ragazzi, cominciamo a misurare la temperatura del gel termico appena prelevato dal freezer. Qui siamo a 0,5-0,7, insomma, sotto il grado. E questa è la temperatura ideale perché il termostato è stato posizionato a 1,5 grado. Vediamo quindi in diretta cosa succede. Vedete che ho connesso esattamente questo termostato al pulsante rosso in parallelo. Praticamente o schiacciamo il pulsante rosso o lui chiude il circuito, ebbene si fermerà l'impianto. Qui c'è connesso tutto, la rete, la fase, l'inverter, la casa. Vediamo lo spegnimento. Per fare questo test sto utilizzando questo, che è esattamente, l'ho preso dal freezer, è quello che si mette sul braccio quando si pigliano delle contusioni. Questo è all'incirca 0,5 gradi. Ebbene, lo posizionerò qua sotto e andiamo a raffreddare, vediamo quando scatterà il relay che chiuderà il circuito spegnendo tutto. Intanto io parlo per farvi vedere la diretta, quindi a un certo punto sentirete la sberla del relay che interromperà le mie parole. Bene, ancora qualche secondo, chiaramente non è istantaneo, c'è una superficie di alluminio. Questo invece, quando è posizionato proprio nell'ambiente, raccoglierà gradualmente l'abbassamento fino ad arrivare a 1 grado. Voi potete comprare anche uno di questi. Chiaramente, ragazzi, non c'ho il link qui perché è un prodotto. Ecco qua. Scusate, mi ha interrotto. Avete visto? Praticamente è arrivato in temperatura attraverso il ghiaccio. Ebbene, ha generato la chiusura del contatto che è andata in parallelo sull'Elerix spegnendo tutto. Sono qua adesso con la luce di emergenza. Facciamo le solite considerazioni sulla scrivania. E le considerazioni sono sempre quelle di perfetto funzionamento a 0,5 gradi circa, si è chiuso il contatto, quindi in parallelo con l'interruttore, pam, si è sganciato tutto. Ora ragazzi, qui le modifiche sono milioni, per esagerare. Perché? Perché voi sapete che con l'Elerix si può sganciare anche solo il fotovoltaico. A me personalmente piace staccare tutto, perché se c'è un'anomalia nelle celle, a me piace spegnere l'impianto. Dopo vedremo nei prossimi video, sto studiando anche, io ve l'ho detto, sono sempre più lento perché quello che studio poi lo devo testare molto per arrivare con un video chiaro e definitivo. Quindi quando farò il video adesso che riguarda tutti gli automatismi, ci saranno delle belle sorprese. Ora, il punto è questo, potete sganciare anche invece che tutta la batteria, quindi polo negativo attraverso il relay, bistabile. Alcuni amici del canale hanno anche ipotizzato, si può fare, cioè di sganciare solamente la bobina di lancio. È semplice, l'alimentazione invece che dare l'umin e l'umax a tutto, voi fate lo sgancio di umin su tutto, mentre umax solo sui pannelli. Quindi si sgancia la bobina di lancio perché le celle sono andate in salita. Quindi il problema della salita è che continua a entrare roba e allora noi sganciamo le celle in ricezione, cioè sganciamo il fotovoltaico, la bobina di lancio sgancia i pannelli, non entra più corrente. Quindi abbiamo evitato alle celle di andare in salita, ecco l'umax. Lumini invece se vanno in discesa allora è meglio sganciare tutto quanto perché è proprio l'assorbimento che sta danneggiando le batterie. Scegliete voi dove connettere, se volete farlo innanzitutto, questo termostato in modo che possa sganciare solamente i pannelli o sganciare tutto. Ripeto, in questo video ho fatto lo sgancio totale, sarete voi a scegliere. Bene ragazzi, è una cosa molto semplice, avete visto? Ho fatto il test anche di temperatura, quando tutta la temperatura intorno alle batterie arriva a questo livello, attenzione,
Io ho messo 0,5 per farvi vedere rispetto al gel da freezer, da congelatore, ma voi potete anche tararlo a 2 gradi, 1, 3, è sempre meglio stare un po' abbondanti quando si parla di salvataggio di tutte le macchine, dei meccanismi, eccetera. A questo punto avete le batterie fuori, stanno caricando, stanno funzionando, il vostro impianto funziona perfettamente. A un certo punto, nelle nottate invernali, scende la temperatura, ebbene, si sgancerà l'impianto. Salverete l'IFEPO 4 da quello che è la carica del giorno seguente, che sotto zero, che le rovinerebbe in maniera irreparabile. Ragazzi, un video contenuto, non breve ma contenuto, con un test in diretta, spero vi serva, soprattutto per coloro che vivono al freddo, e vi auguro a tutti un buon impianto e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti.